Partiamo una semplice domanda. Capodanno per tutti, e non c'è proprio un limite, per tutti. Capodanno per tutti, sì, è un bel messaggio anche di speranza per il 2020 e quindi noi parteciperemo al Capodanno di tutti insieme al PAS, il Polo di Accoglienza e Solidarietà, per cercare di stare tutti insieme, stare anche vicino e dare conforto a chi sta più in difficoltà di noi, con la speranza che possa risollevarsi da vicissitudini della vita o da disabilità o da difficoltà economiche. Quindi è un Capodanno dove tutti sono sullo stesso piano, tutti devono essere sentirsi accolti in un abbraccio di un amico, così come da un'istituzione, quindi noi saremo con loro, saremo tutti insieme, perché il Capodanno di tutti è un messaggio di speranza, di fiducia e soprattutto anche di solidarietà importante. Noi stiamo vivendo un tempo molto difficile dove ci sono nuovi poveri, persone in difficoltà, disabili che non hanno una protezione giusta, e quindi è un modo per stare tutti insieme e anche in un momento di festa far sentire anche chi è più in difficoltà la giusta dignità. Il Capodanno questo è di tutti per tutti, è il mio, è il tuo, è il nostro. Proprio da questo principio nasce il Capodanno che faremo insieme a partire dalle ore 20 del 31 alla Parrocchia del Sacro Cuore, che è un Capodanno aperto a tutte quante le persone che vogliono logicamente stare insieme e che hanno alcune anche difficoltà magari di solitudine, difficoltà anche economiche, però con questo nostro segnale vogliamo proprio mettere in campo la cosiddetta comunità inclusiva per poter vivere insieme. L'invito è fatto un po' a tutti, anche per poter scambiare parole con persone che hanno problemi, tante volte, come dicevo in precedenza, di solitudine, perché è importante capire quanti problemi ci sono anche nella nostra città per poter dare anche una mano. Quindi noi ad Ascoli abbiamo una bella rete di solidarietà, però più cresce più siamo contenti per rispondere sempre alle emergenze sociali che sono sempre più importanti e impellenti. È proprio un Capodanno per tutti, è la 13ª edizione, se non vado un po' a memoria, e la caratteristica è stata sempre quella di dare la possibilità di festeggiare l'ultimo dell'anno a chi normalmente non l'avrebbe fatto, però non con una, diciamo, festa dedicata, ma una festa fatta insieme bambini, famiglie di tutti i tipi e persone che sole, persone un po' disagiate, persone disabili, insomma un bozzetto di città, come è fatta una città è fatta di tutte queste componenti, e quindi il Capodanno la riproduce in qualche modo, cercando di essere allegri con la misura giusta, ecco, di divertirsi e di passare un momento insieme di felicità. È un Capodanno per tutti, anche per quelli meno fortunati che hanno delle disabilità, e infatti noi aspettiamo molti ospiti che hanno disabilità, per noi appunto nell'ottica dell'integrazione, sempre nell'integrazione fra tutti, e non c'è neanche, ci saranno solamente loro, ci saranno tutti, diciamo che tutta la cittadinanza sarà rappresentata in una serata per trascorrere una serata in allegria, appunto per essere tutti allegri, spensierati almeno per una serata, insomma, ecco, per alleviare un po' le preoccupazioni che tutti più o meno abbiamo tutti i giorni. Quindi sarà un modo per divertirsi, ma soprattutto per integrare alcune persone che comunque vada durante l'anno sembrano quasi invisibili. Sicuramente, troverete dal direttore di banca alla persona più svantaggiata della città, li troverete lì in quella sera tutti a fare festa, a mangiare le stesse cose, alla stessa tavola. Ecco, quindi lo spirito che ci ha sempre animato è proprio questo, cioè quello di integrare le persone, di farle incontrare soprattutto. Però questa cosa, come dice, il Natale viene una volta l'anno, in realtà voi, il Natale per voi è 365 giorni l'anno, anzi 366 per il prossimo anno perché l'anno bisestile, per voi è sempre in realtà Natale.
Sì, come presidente dell'associazione Zarepta, che ha istituito oltre 20 anni fa la mensa dei poveri, tutti i giorni noi apriamo le porte della nostra mensa a chiunque voglia venire, a chiunque abbia bisogno di un pasto caldo. I maligni dicono che magari ci sono anche delle persone che non hanno bisogno, che vengono da noi, eccetera eccetera. Io non mi stancherò mai di ripetere: veniteci a trovare, guardateli in faccia, ecco, e quindi vi renderete conto, si renderà conto che sicuramente sono persone che qualche difficoltà ce l'hanno.